Buongiorno a tutti voi, membri della Galassia del Nord, benvenuti barra bentornati sul canale Radio Caio. Oggi discuteremo del capitolo 362 di Black Clover. Prima di parlare del manga, però, devo farvi giusto due premesse. La prima riguarda il video della settimana prossima, ovvero che potrebbe non uscire sabato poiché prossima settimana sarò in vacanza e tornerò proprio solo sabato, quindi semmai il video potrebbe uscire domenica barra lunedì. Mentre sarò in vacanza uscirà anche un video mercoledì che ho già programmato. Però per il video del prossimo capitolo, nonostante la prossima settimana non ci sia alcuna pausa, uscirà comunque in ritardo rispetto a sabato. Nel frattempo ci sentiremo comunque su Instagram e su Telegram per eventuali aggiornamenti e contenuti. La seconda premessa riguarda invece il film animato di Black Clover che è uscito il 16 giugno. Di conseguenza è uscito ieri per voi che state guardando il video. Allora oggi per me è giovedì 15, domani sarà appunto venerdì 16 quando uscirà il film di Black Clover. Io parto sabato mattina, di conseguenza non ho proprio il tempo materiale per preparare un contenuto riguardo il film, quindi vi chiedo innanzitutto un po' di pazienza perché il video arriverà sul film, però mi ci vorrà del tempo. Quindi non magari questo mercoledì che arriverà, ma quello dopo porterò appunto un video a riguardo. Ma poi già di base volevo dare una settimana a tutti gli interessati per vederlo, così potevamo commentarlo in più persone insieme. Chi l'ha visto magari non faccia spoiler a chi non l'ha ancora visto. Adesso sarà pieno di commenti trollini tipo: "Ah, nel film c'è Asta, spoiler". Detto ciò, ho terminato con le mie premesse, ora possiamo iniziare a parlare del nuovo capitolo. Allora, il capitolo 362 è un capitolo di ritorni, veramente moltissimi ritorni, personaggi che non vedevamo da lustri, che fortunatamente in questo capitolo fanno la loro apparizione e sembra che giochino un ruolo. Quel fallito del re August Kira Clover sta tipo impazzendo perché non sa cosa stia succedendo alla capitale, dato che le strutture si stanno alzando per aria per via della magia di Lucius. Lui sbraita perché vuole starsene bello bello al sicuro, vuole solamente essere protetto, anche a discapito della vita altrui. Perché lui è importante e io spero che muoia atrocemente e aggiungerei anche finalmente muoia. Intanto un Lucius clone prende a pugni Kaiser Granborca dell'Orca Viola. I cittadini di Clover ribadiscono quanto Lucius sia malvagio associandolo a Iulius, perché comunque per loro non è che sono due anime distinte quelle, sono semplicemente l'imperatore magico. Inizia una trasmissione di quello che sta succedendo sul campo di battaglia. Qui interviene Marcus, come piace chiamarlo agli inglesi Marx, ma io rimarrò l'ultimo baluardo a chiamarlo Marcus, a costo della morte. Comunque, Marcus spiega a tutti la situazione che fino a quel momento risultava loro confusa, utilizzando questo oggetto magico per comunicare. Mi stavo giusto chiedendo comunque quale sarebbe stata la reazione di Marcus alla notizia di Lucius. E comunque sia, è quella che immaginavo. Lui in qualunque modo non si è sentito tradito. Lui comunque crede ancora in Julius, crede fermamente in lui. Da questo momento in poi avremo una serie di pagine ricollegate a quello che è stato il capitolo 321, secondo me uno dei migliori di tutto l'arco di Spade. Ritorno di Mimosa, che da remoto inizia a curare i cittadini feriti con la sua magia e a motivarli a non mollare. Mimosa descrive la situazione parlando di Yuno e degli altri capitani come altri cavalieri magici che stanno affrontando i nemici senza perdersi d'animo. Mimosa pensa anche ad Asta, alle sue azioni, al suo spirito. In questo modo il messaggio diventa chiaro. Non è ancora finita, non dobbiamo arrenderci. Rivediamo addirittura Sekke, nemmeno lui vuole arrendersi, lui è stato toccato dalle azioni di Asta durante lo scontro con Lucifero. Asta si è rialzato nonostante le ferite e ha affrontato un nemico tremendamente più forte di lui, riuscendo addirittura a sopravvivere alla battaglia. La stessa cosa dunque la fa Sekke in questo capitolo, affrontando un paladino generico con questo panel che va dritto dritto in parallelo con Asta, bellissimo veramente, che rappresenta la crescita di Sekke da fifone a guerriero. Il capitolo 321 possiamo benissimo comprendere che sia stato terapeutico per questo personaggio, di cui probabilmente nessuno si aspettava uno sviluppo, ed è questo che mi è piaciuto veramente tanto vedere. Infatti la mia parte preferita di questo capitolo penso sia proprio quella che
che riguarda Secche, nonostante duri due pagine. Lucius è sicuro che comunque tutto quello che stiano facendo adesso, tutto quello che stiano dicendo adesso gli altri sia un'enorme cazzata. E poi c'è Yuno dall'altra parte che gli dice: ma sei sicuro che sia una cazzata quello che stiamo dicendo? Di conseguenza ognuno pensa che l'altro dica cazzate. Mi è piaciuto che in questo capitolo, esattamente come nel precedente, ci sia stato mezzo capitolo ambientato a Clover e mezzo capitolo ambientato altrove. Ci spostiamo infatti nel Sollevante, dove Asta si domanda come mai non sia stato ancora evocato a Clover. Così Ryu usa il potere dell'occhio per osservare cosa sta succedendo alla Foresta delle Streghe. Boom, ritorno di Damnatio, che sta ostacolando l'apertura del portale accompagnato da altri paladini generici. Finalmente ritorno di Damnatio come paladino. Pare che Lucius abbia incarnato in lui un demone superiore che non abbiamo ancora visto, a giudicare dalle corna. Curioso di capire come sia stato potenziato da Lucius, dato che normalmente con la magia di bilancia è già abbastanza sgravato se si impegna. C'è anche da calcolare un attimino la variabile del fatto che potrebbe avere un secondo attributo magico. Cioè Lily non può essere l'unica ad avere un secondo attributo magico, santo cielo. Ci sta che Damnatio si batta contro il Toro Nero poiché hanno un conto in sospeso per la faccenda del processo di Asta. È vero che Asta è stato assolto ed è stato giudicato comunque innocente, tuttavia Damnatio non ha fatto parte della corte che l'ha giudicato innocente, poiché lui comunque sia era scomparso, di conseguenza non sa questa cosa. Io penso che abbia ancora qualche ostilità verso il Toro Nero. Tra l'altro mi sto chiedendo, la situazione di Damnatio è simile a quella di Lily, ovvero che è quello originale, oppure nel 331 Lucius lo ha ammazzato e poi l'ha ricreato come paladino? Detto ciò, allora, il capitolo è finito qui. Io non penso che nel prossimo vedremo Vanessa, Dorothy e la Regina delle Streghe combattere, perché loro appunto devono occuparsi del portale, quindi saranno probabilmente i membri del Toro Nero a combattere contro Damnatio e gli altri paladini. Tuttavia, un'altra cosa che mi viene in mente, perché anche nello scorso capitolo qualcuno l'aveva citato nei commenti, praticamente la Foresta delle Streghe confina con il Regno di Diamond, di conseguenza potremmo ricevere volendo un supporto dal Regno di Diamond, che in un primo momento, a pensarci, nell'arco della Foresta delle Streghe sarebbero venuti lì per far casino, mentre invece adesso verrebbero lì per aiutare. Io comunque penso che di base il Toro Nero lotterà contro Damnatio e che Asta probabilmente finirà lo scontro. Nel prossimo capitolo, onesto, mi piacerebbe vedere Noel contro Acer o Meroleona contro Morris, perché appunto vorrei vedere la continuazione. Tanto comunque Yami e Morgan abbiamo già capito che non se ne fa niente, cioè fino a quando non arriva Nacht qua non succede niente. Oppure potrebbe essere un capitolo misto, tipo versus Damnatio e versus Acer. Niente, comunque questo è quello che penso su questo capitolo, che dire, un buon capitolo secondo me. Ora però vorrei vedere un po' di botte, quelle belle dure, perché comunque gli scontri sono stati piazzati. Altrimenti se si piazzassero ancora altri scontri si rischierebbe che venga un casino assurdo. Di conseguenza, regà, cioè dobbiamo concentrarci pochi per volta secondo me. Detto ciò, vi chiedo che cosa ne pensate voi nei commenti. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a supportarmi come meglio vi va e a guardare i social in descrizione. Ciao a tutti, alla prossima!